Gigi Menella, storico portiere del calcio isolano, è stato premiato anche oggi da Carmine Testa nell'ambito dell'iniziativa Amici Miei. Ma è stato un piacere venire qui a questa manifestazione, anche se ci sono giocatori di un'età un po' più avanzata della mia, però quando ci sono questi inviti non puoi fare altro che partecipare. Quindi per me è un onore essere qui oggi, rivedendo anche tante persone che hanno giocato al calcio, hanno fatto la storia del calcio italiano, campano e non solo. Persone, insomma, che magari l'hanno anche ispirata durante la sua carriera. Ma assolutamente, ci sono tanti ex giocatori che poi hanno fatto la storia del calcio, come ho detto prima, del calcio campano, del calcio italiano, gente di un certo spessore. Io quando ero bambino guardavo loro quando giocavo a calcio, quindi l'ispirazione parte da questo. Lei ha giocato per l'Ischia Calcio, quest'anno invece per il Barano, anche se è retrocessa la sua squadra. Quali sono i suoi piani futuri? Ma i piani futuri, per il momento abbiamo finito, anche se è stata un'annata piacevole che c'è stata una retrocessione, ma questo fa parte del calcio, bisogna prendere il buono e il cattivo dal gioco del calcio. Futuro vedremo cosa si svolgerà nei prossimi mesi, diciamo. Ancora voglia del campo. Ma io, a me piace fare allenamento, l'ho detto sempre, finché ho voglia di allenarmi lo farò con voglia e con piacere. Poi se dovrò smettere sarò sempre io a deciderlo e speriamo quando verrà il momento lo farò. Questi anni ho seguito diverse sue partite in trasferta e ho visto che molte società, molti giocatori, molti allenatori comunque insomma hanno avuto un certo rispetto, un certo riguardo verso di lei e la sua insomma carriera lunga. Ma questo fa un enorme piacere perché vuol dire che si è seminato bene, abbiamo fatto qualcosa di, diciamo, di importante. Quando ci sono questa stima da parte loro nei miei confronti è un motivo d'orgoglio, perché io l'ho fatto il calcio sempre con passione, con un amore, poi il ruolo del portiere è particolare, quindi l'ho fatto sempre con amore. Forse questo è un riconoscimento a quello che ho fatto nella mia umile carriera. Un consiglio ai giovanissimi portieri del calcio dilettantistico. Ma di vivere questo ruolo con passione, con amore, se no il ruolo del portiere è molto difficile. Però se c'è amore e passione io credo che uno può arrivare da dovunque, quindi all'inizio uno bisogna divertirsi, poi dopo quando sarà uno poi deciderà se farlo come lavoro o meno.